Nella sua analisi inquietante e penetrante, la criminologa Roberta Bruzzone dipinge un ritratto psicologico sinistro e complesso di Filippo Turetta, l'accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. La Bruzzone rileva in Turetta i tratti distintivi di una personalità narcisistica patologica, una figura ossessivamente ancorata al controllo e all'influenza su Giulia. Secondo la criminologa, Turetta manipolava Giulia tramite un ricatto emotivo parassitario, un mezzo per infiltrarsi in ogni aspetto della vita di lei, esercitando un'influenza tossica. Questa manipolazione si nascondeva dietro una facciata di normalità, ma si è rivelata apertamente nel momento in cui Giulia ha deciso di terminare la relazione. La difficoltà culturale spesso porta al non riconoscere tali segnali premonitori, spesso confusi con espressioni di amore. Infatti, la tendenza delle donne è quella di sottovalutare o misinterpretare questi segnali, percependoli erroneamente come prove di affetto, anziché di disturbo psichiatrico. Il narcisismo di Turetta, sia manifesto che nascosto, era pronto a esplodere in aggressività non appena frustrato. La sua rabbia era profondamente legata al desiderio di possedere Giulia e al timore di essere inferiore a lei, rivelando i suoi profondi sentimenti di angoscia e inadeguatezza. Nell'analisi conclusiva, la criminologa Roberta Bruzzone rivela un dettaglio cruciale. Il fulcro del dramma non è la fine della relazione tra Filippo e Giulia, ma la laurea imminente di Giulia. Questo successo di Giulia diventa un detonatore delle insicurezze e il bisogno patologico ossessivo di dominio di Filippo, disvelando così la vera natura di una relazione apparentemente normale, ma in realtà distorta ed estremamente pericolosa. Thank you.